la scelta del candidato sindaco, dottore D'Ambrosio? Guardi, è stata una scelta abbastanza oculata, riteniamo, perché abbiamo avuto modo di constatare che il dottore D'Ambrosio non solo presenta diverse convergenze con quello che è il nostro programma, ma ha anche una spiccata tendenza all'ascolto dei cittadini e delle problematiche presenti sul territorio, ma un ascolto vero, sensibile, che passa sicuramente attraverso quella che è anche la sua esperienza professionale. Quali sono i punti sui quali la Civica e il candidato hanno avuto un confronto favorevole? In verità molti sono i punti, a cominciare dal rimettere Angri al centro dell'attenzione del territorio, una centralità soprattutto geografica che vuole andare a intaccare soprattutto quelli che sono gli interessi economici che esistono sul territorio, in maniera tale che Angri si ripresenti con una centralità che sviluppi tutta la potenzialità che ha all'interno del bacino geografico di cui deve essere un nuovo riferimento. Poi abbiamo avuto modo anche di constatare che il dottore ha a cuore molto le problematiche relative ai giovani, non solamente per quanto concerne tutto ciò che è relativo al lavoro dei giovani, ma anche all'aggregazione dei ragazzi, soprattutto con la creazione di centri sportivi e centri sociali che sviluppino nei ragazzi stessi un senso critico e un senso di appartenenza al territorio, cosa che ci viene richiesta anche dalle persone maggiorenni, dalle persone anziane di questo territorio, che vogliono necessariamente riscoprire in tutti, giovani e meno giovani, l'appartenenza a un territorio, al nostro stesso territorio, in maniera tale che anche quelle che sono le tradizioni di Angri vengano riportate in auge. Per non parlare poi del fatto che, ovviamente collegato a tutto ciò, il dottore vuole sviluppare ovviamente tutto quello che è legato alla economia locale, passando dai borghi, arrivando fino all'industrializzazione che manca assolutamente, però sempre nel rispetto del territorio e quindi anche degli aspetti ecologici che sono relativi al nostro territorio. Che cosa vi aspettate? Che ci sia una piena convergenza. Questo perché il dottore ha tenuto a precisare che per lui non è necessario avere un programma che sia faraonico e che possa non essere realizzabile, ma che ci sia un programma semplice, con pochi obiettivi, ma tutti realizzabili, in maniera tale che al cittadino possa essere prodotto qualche cosa di concreto, che possa vivere appieno, fermo restando che tutto ciò che in più che si potrà fare e che esula dal programma, se potrà essere partecipato insieme alla collettività, andrà fatto, perché questo è l'altro aspetto che il dottore ci tiene a sottolineare e che porterà avanti nei suoi discorsi, cioè rendere il cittadino partecipe nell'amministrazione della cosa pubblica, creando una nuova sensibilità nei confronti della cosa pubblica, che non sia relativa solamente ad un passaggio, ad un vedere, ma che sia realmente sentita da ciascuno.